Ma buonasera, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Poker Dazzi sul canale 94 del Digitale Terrestre di Sei La TV, appuntamento numero 11 della serie. Sappiamo che nel calcio il numero 11 è un altro numero magico per quanto riguarda il numero di maglia, ovviamente, magico anche per quanto concerne la nostra saga dedicata al grande calcio, al calcio del campionato, delle coppe europee, al calcio internazionale, delle nazionali. 11 sono i giocatori che scendono in campo, ma soprattutto poi chiediamo ai nostri quattro assi, sì, se sanno perché sono 11 giocatori di calcio. Ah, ok, c'è già il telequiz, quindi preparate le cuffie e poi risponderete a tutte le domande. Andiamo con le presentazioni all'interno dello studio. Beh, il dottor Gianni Macri si è già presentato da solo, eccolo buonasera, qua in tutto il suo splendore. E poi la nostra Nicole Licini, un po' come nei fumetti di Nick Carter. Vi ricordate il personaggio di Stanislao Muniski che si trasformava in Bartolomeo Pestalozzi, eccetera, eccetera, c'erano questi continui cambiamenti. Diventa allora Nicole Licini si è trasformata in Martina Padovese. Ciao Martina. Buonasera a tutti. Esordio. Esordio, new entry. New entry. Simpatizzante Atalanta, però cuore juventino. Ma come si fa cuore colpevole. Camisera, c'è qualcosa, quadra che non cosa qua. Beh, però simpatizzante Atalanta la cosa. Subito. La cosa, no, assolutamente, rimani qui con noi, la cosa mi piace. E andiamo subito a presentare i tre ragazzacci più il nostro principe direttamente da Napoli. Allora, primo ragazzaccio, Gianluca Rossi. Ciao Gianluca. Luca, ragazzacci. Sì, io devo capire sempre perché noi tre, lo diceva mia nonna, ragazzacci insieme a Fanny Coldi e l'estofante. Io devo capire perché noi tre siamo sempre i ragazzacci. Sì, e ma c'è il principe. E poi c'è il principe. Ma un'accezione positiva il mio ragazzaccio, non ha un'accezione negativa. Perché anche siete tre bellini che vi stuzzicate, vi pizzicate. No, eccolo là un altro al tuo fianco, alla tua destra. Marcello Chirico, ciao Marcello. Ciao, è iniziato a fare il logorroico come sempre. Cioè, già la presentazione ci ha messo un quarto d'ora. Guardate invece il principe come più agile. Il principe, Alessandro Ranieri. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. Considerato il peso, non posso che essere agile. Però non felice. Non sei felice. Non è felice. Assolutamente, no. C'è poco da essere felici, calcisticamente parlando. Sì, il 3-0, insomma, subito al Diego Armando Maradona da parte dell'Atalanta pesa. Vuole farti una domanda. Subito? Sì. Non mi fai neanche presentare No, subito. Se sei ancora simpatica. No, sì, io rappresento la dama di cuori. Ti posso essere ancora simpatica? Assolutamente sì, per tutta una serie di motivi, nonostante i tre babà, le tre pere prese nell'ultima partita contro l'Atalanta, quindi prendo e porto a casa. Va bene. Passiamo, è ultimo, ma non ultimo per importanza, insomma sempre questa tiritera che possiamo andiamo dire che gli ultimi saranno i secondi. Perlomeno non nella classifica del campionato. Cristiano Ruiu, ciao Cristiano. Saluti, ma dipende dottore, perché magari in Europa può essere anche che noi abbiamo ancora la possibilità di essere primi. Ah, è vero. Inter non credi in Europa. Vero, hai ragione. Volevo chiedere a Gianluca se può gentilmente spegnere il semaforo alle sue spalle. Non so perché abbia un semaforo. Perché riflette nella vetrina. Ah no, c'è vero! Ha le luci stroboscopiche. Ma che c'è? Che succede? A quest'ora di notte già mettono le luci. Allora, Gianluca, ma dove ti trovi? Scusami, non sei a Milano? La pizzeria, chiaramente la pizzeria. No, io sono a Sanremo e ho trovato un posto con una camisa. Ma il festival è finito! Anche... È finito, Gianluca, lo so, il festival. Ma c'è... È una storia lunga, mia moglie deve presentare un libro qua e allora volevo farlo davanti al Teatro Ariston, ma è pieno di bambini urlanti e allora ho trovato, non so perché, ho trovato sto posto. Volevo fermarmi a Spotorno, in realtà che è un feudo. Però sei andato al pronto soccorso, cioè non sei andato all'Ariston, sei andato al pronto soccorso. È una taccia, voi sapete che Spotorno, in cui in pratica l'abitante più giovane ha 79 anni. Sì, l'età media è intorno agli 80, è vero. Sì, va bene. Feudo di Marcello. Vabbè, anche Sanremo non scherza. No, vedi che ti sbagli, non sei informato. È da 5 anni che vado a Noli, quindi non va. Ah, Noli, va bene. Ma anche lì l'età media è piuttosto alta, Marcello. 5 anni, Ha cambiato. Va bene, dai ragazzi, entriamo nel merito della discussione. Io vorrei partire innanzitutto. Il campionato quello... c'è poco da dire. Ragazzi, vabbè, più 14, che vuoi dire? L'Inter ormai sta aspettando solo di cucire lo scudetto. Bisogna capire quando. Qua, nel derby, non volete vincerlo nel derby? Lo scudetto, matematicamente? Cristiano Ruiu che deve dirlo. A Cristiano, frega qualcosa che l'Inter vinca matematicamente lo scudetto zero? Frega zero.
No, ti posso dire una cosa, sinceramente, sì. Patrizio, se io da milanista, adesso non sto parlando da giornalista, ma sto parlando da milanista per questo attimo, se io dovessi vincolare l'obiettivo stagionale a rimandare la festa all'Inter, mi sentirei da tifoso veramente triste. Cioè, il nostro obiettivo non può essere provare a rovinare la festa all'Inter, perché tanto se non lo vince contro il Milan, lo vince la settimana prima o lo vince la settimana dopo, però l'obiettivo lo raggiunge l'Inter. Poi stiamo qua a discutere se la seconda stella con lo scudetto di cartone, eccetera, eccetera. Su quello sì. Però legare la stagione del Milan, io addirittura ho sentito dire, se Pioli perde ancora questo derby viene cacciato. Cioè, se vince l'Europa League e perde il derby, a me cosa me ne frega? Cosa me ne frega? Non mi interessa. Zero, questa è una grande squadra. Certo che un po'... Poi basta con sta cosa un po' rode comunque, Gianluca, mettiti nei panni di un milanista, un pochino rode però vincerlo proprio nel derby. No, il primo scudetto a tavolino, e mi meraviglio che Marcello, che è sempre contro di me, c'è l'alleanza lì della cadetteria, il primo scudetto a tavolino lo vince il Milan nel 1906. Quindi no, diciamo Gianluca, aspetta un attimo, io sto dicendo un'altra cosa. Ma di fatto tu vinci la seconda stella con 19 scudetti, questa è la storia, cioè non è che è l'albo d'oro, visto che dici dobbiamo attenerci all'albo d'oro, tu 19 ne vinci sul campo e a 19 al tu ti devi attenere all'albo d'oro. E l'altro di che materiale è fatto il ventesimo secondo te, Marcello, quindi? Cartone? Cos'è? È un cartonato secondo te? Sì, tutto quello che diciamo noi sono cartone. Va bene, va bene. Ragazzi, però Patrizio, fammi dire, solita sportività. È meritato. Ci mancherebbe. Nel senso che sono, con 14 sono punti di vantaggio, quanti ne ha sulla Juve? Al di là di tutti gli episodi, ne ha 20 sulla Juventus. Figura. Si può stare solo zitto. Da questo ma con gli episodi era davanti la Juve, sicuramente. No, se con gli episodi, no, al netto degli episodi. Cioè, se non ci fossero stati tutti quegli episodi, l'Inter sarebbe stata prima lo stesso, ma non con 20 punti sulla Juve o 16 sul Milan. Probabilmente sarebbe dal Milan 14. A 6-7 punti. Senti Marcello, voi della Juve invece riuscite a preservare almeno il terzo posto, oppure il Bologna lì che vi sta alitando sul collo, potreste perdere anche quello? Guarda, io ero convinto perlomeno prima di martedì. Poi martedì ho visto una leggera rinascita, no? Per un secondo tempo, certo, che ha ipotecato la finale di Coppa Italia. Però io sono sempre stato dell'idea che il Bologna riusciva a superare la Juve, che arrivava terza, e che la Juve sarebbe arrivata a quel quarto posto come aveva pronosticato Allegri già a inizio stagione, che diceva noi dobbiamo prendere questo quarto posto, questo è il nostro obiettivo minimo. Secondo me ci sta riuscendo, perché a fuori di perdere punti, soprattutto perché bisogna vedere se è vera rinascita, lo verificheremo domenica. Se il quarto posto è la vittoria, Marcello, se ci fosse un quarto posto e la vittoria della Coppa Italia, cosa si dice a questo punto ad Allegri? No, allora sarebbe comunque una stagione deludente, al di là di obiettivi minimi e massimi che sono stati fissati dall'allenatore, però la storia comunque andrebbe a finire, cioè dalle notizie che ho io all'interno della Juventus mi dicono che comunque Giuntoli sta premendo perché si va da un cambiamento a fine stagione, comunque anche con la Coppa Italia in bacheca, e voglio vederla con la Coppa Italia in bacheca prima di darla. Gli volevi chiedere una cosa da semi juventina? Posso farti una domanda? Volevo chiederti, Allegri, secondo te, se rimane alla Juve alla fine mangerà il panettone Motta? Ma non rimane alla Juve. Non rimane alla Juve, perché Motta arriva già quest'estate, il panettone Motta arriva già quest'estate. Quindi Thiago Motta? Almeno lui se lo mangia il panettone suo? Lui il panettone si farà dare una bella buonuscita. No, dico Motta, allora riuscirà a mangiarselo secondo te se arriva quest'estate? Motta, arriva io vedo tanto. Io vedo tante perplessità anche da parte dei juventini. Non so se anche la nuova dama è perplessa sull'arrivo di Motta, io no, nel senso che Motta sta dimostrando di essere un bravo allenatore, un allenatore moderno che sa lavorare con i giovani a differenza di Allegri, è un allenatore che ha delle idee a differenza di Allegri che è antico, e quindi bisogna anche provarli dei nuovi allenatori. Quindi io non ho paura di Motta, ho più paura se dovesse rinnovare ancora, cioè rinnovare Allegri e rimanere ancora Allegri lì, allora avrei paura, perché secondo me se restasse ancora Allegri, ma non resterà, avete visto questi 3 anni cosa ha fatto? Ecco, farebbe così anche per il quarto, il quinto e eventualmente il sesto. Allora, visto che stiamo parlando del valzer delle panchine, Scusa, dimmi Gianluca. Noi stiamo registrando, vero?
In che senso? Ma dico, stiamo registrando, sì, vero, no? Sì. Questa puntata. Sì. No, 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 così per curiosità. Ah, nel senso che poi vuoi verbalizzare tutto. Sì, abbiamo un notaio di là. Tranquillo, abbiamo il notaio che verbalizza. Sì. Sì, sì, assolutamente. Così poi vedremo se Motta, così vedremo se Motta viene a allenare la Juve. Ma io infatti non ne sono così convinto, te lo dico a titolo personale, vale uno. Va? Non lo so, se il Bologna va in Champions, va aspettiamo, ma no. Su questo posso secondo coinvolgere Sandro Ranieri che secondo ascolta me sempre all'estero. Mm. Ascolta, sempre ascolta sempre i muri. Ascolta sempre i muri dei vari quartieri generali. Alessandro, ho allora io parlo con notizie che ho raccolto all'interno della Juve. Ma tu hai parlato con Thiago Motta? Bravo. Io ho parlato con gente vicino a Thiago Motta, la sua prima opzione estera, okay. A oggi. Allora, poi, per carità, Alessandro, salta. Ti voglio coinvolgere. Thiago Motta resta a Bologna, va alla Juve o va all'estero? Italiano verso Napoli, Gilardino verso Firenze, Allegri resta quindi alla Juve, non si sa. Mi dai qualche notizia, qualche pillola veloce, qualche telegramma sul valzer delle panchine? Io sono dell'idea di Marcello che in questo momento è più difficile la riconferma di Allegri, per tornare alla tua domanda, e la società della Juventus, in particolare il direttore Giuntoli, mi risulta che abbia parlato con Thiago Motta, che giustamente ha dato disponibilità, ma come diceva anche qua Gianluca, sta valutando altre proposte. Per quanto riguarda il Napoli, c'è stata, diciamo, di fatto l'ufficialità di Manna come nuovo direttore sportivo, mi dispiace per Mauro Meluso. Alla Juve, come accennava Marcello, dovrebbero arrivare una serie di uomini vicino a Giuntoli, tra cui Pompilio, Stefanelli e Matteo Scala. Per quanto riguarda Italiano, è una probabilità, così come quella di Farioli, il tecnico del Nizza, ma il presidente farà di tutto per cercare di annunciare entro il 4 maggio un eventuale accordo con Antonio Conte, quando presenterà il film dello Scudetto con un anno di ritardo. Quindi poi, tornando alla tua ultima domanda, se Allegri rimarrà in questo momento, se dovessi giocarmi un euro direi più no che sì. Ok, e Gilardino, possibile a Firenze? Scusami, se dovesse andare via sì, Gilardino Italiano. Insieme a okay. Palladino sono due uomini che sono stati sondati dalla Fiorentina, che però anche qua, dopo l'ottima vittoria della Coppa Italia con la Primavera, sta pensando anche eventualmente a una soluzione interna, tipo Aquilani o lo stesso Galloppa, che sta facendo molto bene. Però Gilardino e Palladino sono due uomini, sono due allenatori che con la firma di Tudor alla Lazio potrebbero, come dire, essere fortemente interessati a un'offerta della squadra toscana. Vogliamo chiudere il cerchio a livello societario coinvolgendo anche Cristiano Ruiu, quindi parliamo dei colori rossoneri, parliamo del Milan, tempo di scelte per Gerry Cardinale, verrebbe da dire, in vista anche della prossima stagione, possibile nuovo amministratore delegato, si parla di questo Damien Comolli, dobbiamo pronunciarlo alla francese, presidente del Tolosa. Sul tavolo c'è anche l'introduzione dell'Under 23, poi c'è un mercato appetibile da poter portare avanti, fermo restando che dovrebbe essere vicina alla conferma di Pioli. Mi dai qualche news, Cristiano? Sì, io penso che in questo momento tra Cardinale, Furlani e Pioli, quello che è più sicuro di rimanere l'anno prossimo è proprio Pioli, paradossalmente parlando. E per quanto riguarda Cardinale, al di là delle sue interviste che rilascia ultimamente molto molto spesso per anche accreditare il fatto che sia lui proprietario del Milan, continua a cercare un acquirente, un investitore anche con una minoranza però molto consistente, per togliersi questo problema che non ci sarà quest'anno ma l'anno prossimo, cioè quello di rimborsare il debito a Elliott. Per quanto riguarda l'amministratore delegato, io direi che l'errore di nominare Furlani è stato clamoroso, evidente, sotto gli occhi di tutti, quindi è giusto cercarne uno nuovo. Io dico una cosa, adesso questo è anche presidente del Tolosa, come lì deve anche liberarsi dal Tolosa prima di arrivare a ricoprire questo ruolo, però cioè, il calcio italiano ci sta insegnando una cosa, che per fare bene il lavoro di amministratore legato dell'ambito sportivo, di direttore sportivo, devi essere cresciuto nel calcio italiano. Cioè, prima Alessandro nominava Manna, che ha appena preso il Napoli, io tra l'altro lo conosco molto bene perché ha lavorato qui a Lugano per tanti anni e già si vedeva dall'epoca che sarebbe stato un, come poi anche dimostrato per carità, alla Juventus. Cielo no? Sì, 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 tanta roba davvero. Veramente, molto sì, diciamo bravo. Che Meluso, scusate, con tutto il rispetto per Meluso, non è stato un nome, come dire, veicolato anche di impatto per quanto riguarda la piazza. Se la semantica conta. Sì, sì, sì.
Sì, scusa, Cristiano, concludiamo appunto il tuo ragionamento sulla società, no, e poi voglio anche parlare sull'Under 23. Quindi dicevo, cioè bisogna pescare un dirigente che lavori nell'ambito del calcio italiano. Cioè prendere questo dal Tolosa è l'ennesimo tentativo, l'ennesimo ballon de sé, come direbbe Gianluca, che ti espone a dei rischi. Cioè il Milan quest'anno, in questi anni, ha fatto molto molto bene con Maldini, Massara e prima Boban, che è gente che conosce a menadito il Milan, che è rispettata in ambito italiano, anche in ambito internazionale nel caso di Maldini, e invece continuiamo a trovare soluzioni diverse. Io non sono contento. L'Under 23? L'Under 23 dipende come viene interpretata. Se viene interpretata come accade con Real Madrid Castiglia, col Barça B in Spagna, ha un senso. Se invece è una cosa nella quale non ci si crede, viene vissuta come così una sorta di refugium peccatorum, come piacerebbe dire al dottor Macri, allora non ha senso. Bisogna vedere con quanta convinzione si porta avanti questo progetto. Per quanto riguarda l'Under 23, visto che sì, volevi aggiungere qualcosa, Marcello? A me risulta che c'è Alessandro, scusa. L'Under 23 c'è grande convinzione, il Milan ha storicamente un ottimo settore giovanile e in questo momento, ripeto, sempre le notizie di questa settimana negli alberghi davano Bonera in vantaggio su Abate come candidato alla panchina. Dovrebbe esserci una maggiore responsabilità di Ibrahimovic, che tra l'altro c'è anche il figlio che gioca, quindi in palese conflitto di interessi per quanto riguarda le scelte anche di giocatori che provengono dal mercato estero, cercando di sfruttare il lavoro fatto prima da Massara e poi di Moncada. Però il Milan è sicuramente ha già, come dire, preavvisato la federazione che qualora ci fosse il posto, perché bisogna sempre aspettare. Ecco, ricordiamo anche questo aspetto, Alessandro, si deve liberare un posto, quindi una società attualmente iscritta al campionato di Serie C si deve togliere, depennare. Ce ne sono già 3 o 4 che sono in grossa difficoltà, per cui ci potrebbe essere questa ipotesi. E poi qualcuno dovrebbe andare nel terzo girone, però nel girone sud, Atalanta, Juventus e Milan, se dovesse essere iscritta, andrebbe nel terzo girone. La Juventus. Scusate se mi intrometto, a me dispiace sempre fare il guastafeste, però il progetto dell'Under 23 non mi risulta nella maniera più assoluta, visto che l'Inter lo sta curando da un anno e mezzo, costa un sacco di soldi, non credo che saranno pronti per l'anno prossimo né Inter né Milan. Quanto mi permetto di dire, il settore giovanile del Milan ha vinto un campionato primavera 10 anni fa, cioè l'Inter ha vinto 10 campionati primavera, francamente il Milan sta perdendo Camarda. Forse non sapete le ultime, il Milan sta riuscendo nell'impresa di perdere Camarda. No, guarda come ride sotto i baffi che non ha Marcello. No, ma lo sa benissimo anche Cristiano. Gianluca, questo però è Cristiano. Questo purtroppo, il perdere Camarda può capitare a tutti i club italiani, sappiamo perfettamente perché. Sappiamo se la famiglia vuole 2 milioni, se la famiglia vuole un conto, quando il Milan prende Donnarumma soffiandolo all'Inter, sai bene com'è andata. 300.000 euro di incoraggiamento alla famiglia, Donnarumma chiama ausilio e fa scelgo il Milan. Gianluca, però era un altro Milan, Gianluca, era un altro Milan. Camarda, sì, ma la famiglia Camarda pare, secondo una persona di cui io mi fido ciecamente, no, che voglia tanti soldi, chiesto una cifra a 6 zeri. Anni. Ti confermo. Infatti è andata un'altra parte. Firmare, però questo secondo me, cioè, non è in contrasto. Io ti dico che da fonte diretta il Milan ha chiesto la disponibilità dello stadio Breda a Sesto San Giovanni e dello stadio a Gorgonzola per poter giocare eventualmente la prossima. Vediamo se fanno l'Under 23. Allora, vediamo. Io ti dico che l'Under 23 non la fanno né Milan né Inter l'anno prossimo. Poi tu mi dici questo, vediamo. Va bene, adesso ci concediamo un break da studio, time out, dobbiamo tornare dalla nostra Martina Padovese. Ci andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo subito da voi. Rieccoci insieme con Poker Dassi, con Martina Padovese, il dottor Gianni Macri, collegati con noi, video collegati Gianluca Rossi, Marcello Chirico, Alessandro Ranieri e Cristiano Ruio. Cristiano,
Resta fermo lì perché Martina ti deve fare un'altra domanda attorno subito. Al mondo Milan. Che cosa vuoi dire? Volevo chiedere... Immagino. Volevo chiedere, il prossimo anno il Milan avrà ancora un diavolo per capello e soprattutto quanti Pioli ci vorranno per sostenere la scala del calcio, visto che di nuovo stadio ancora se ne parla comunque poco. Una serie di metafore, capello, Pioli, va bene, dai. Che calambur. No. Sullo stadio. Facciamo i complimenti ai nostri autori. Abbiamo una parte autorale, ragazzi. Tiberio Fusco anche, bisogna dirlo, è un grande autore televisivo. Vai Cristiano. No, avevamo detto grazie dottor Macri. Sì, questo è mio. Volevo dirti che per quanto riguarda lo stadio, in questi anni tutti hanno utilizzato il progetto stadio del Milan, all'Inter devo dire in maniera più soft, ma al Milan in maniera esagerata, tutti, da Barbara Berlusconi, Scaroni, prima Elliot, Fassone, Cardinale. Il problema è che la gente non ci crede più. Cioè, adesso, l'ultima intervista che ha rilasciato Cardinale ieri, ancora tira fuori la strada dello stadio. La gente non ci crede più. Quindi, quando ci sarà pronto un progetto, che sia per la riqualificazione di San Siro, o che sia per la costruzione di un nuovo stadio, dove volete voi, un progetto vuol dire la posa della prima pietra, vuol dire la presentazione ufficiale, tutte le autorizzazioni, allora ne riparliamo. Ponte di Messina si farà prima del Ponte di Messina. Il Ponte di Messina hanno iniziato già le procedure per gli espropri, comunque. Capito, doctor, tu hai fatto una battuta, ma hai azzeccato, perché adesso in Italia, quando parliamo del Ponte di Messina, ridono tutti, anzi tutto il mondo ridono, e purtroppo la stessa cosa sta diventando per lo stadio di Milano. Quindi secondo me non è una buona pubblicità dire faremo lo stadio, perché ormai non ci crede più nessuno, cioè non è una cosa presa più sul serio. Parlo per tutti, anche a livello istituzionale, non sto parlando soltanto delle due società. Quindi non è un progetto di cui vantarsi, secondo me. Senti Gianluca, tornando invece al mondo Inter, è vicino, ho letto condivido l'accordo comunque. Non ho capito. Dico, condivido tutto quello che ha detto Cristiano sullo stadio, condivido. Okay. Perché chi vive a Milano, chi purtroppo respira, io anche a livello familiare, come sa bene il dottor Macri, abbiamo una classe politica che è vergognosa in questa città, che era la città purtroppo una volta in cui le cose si facevano. E ha assolutamente ragione Cristiano. Rischiamo di vedere prima il Ponte di Messina, no, ma sta parlando su serio, che è incredibile. Vabbè. Allora, parliamo anche di questo accordo vicino per quanto riguarda il rifinanziamento di questo prestito che Zhang deve restituire di circa 350 milioni di euro. Lo so. Ho letto che ci sono nuovi termini per spalmare questa cifra. Sì. Ma io, amico mio, con tutto rispetto, insomma, io lo dico da un po' di mesi, no? Che non sono minimamente preoccupato circa la continuità del progetto fino al 2027, perché non è un caso che Marotta abbia firmato con lui Antonello, lui Ausilio fino al 2027. Mi spiace per gli attacchi di perizia che verranno, ma credo che l'Inter non si sposta di una virgola e che Zhang in un modo o nell'altro, ma questo ve lo dicevo già 3 settimane fa, mi spiace, ma in un modo o nell'altro l'establishment non cambia. E in un modo o nell'altro Zhang riuscirà ancora una volta ad andare avanti. Ricordo che io ero tra il primo a essere perplesso, tante volte ne parlavo col dottor Macri, ma se questo dovesse vincere, io dico sì, perché c'è sempre qualche scaramantico che mi fa morire da ridere che vive nel Medioevo, se l'Inter dovesse vincere lo scudetto della seconda stella, il signor Zhang avrebbe vinto 7 trofei, poi voi mi dite... Questo gioca a ping pong, in realtà i trofei li ha vinti tutti Marotta, vedetela come volete, resta il fatto che io mai avrei detto che questo avrebbe vinto 7 trofei in questi anni, mai. Senti, Lautaro e Barella rinnovano? Lautaro e Barella? Mi spiace anche questo, sì. Va bene, spiace. Anche di Marco. È tutto un'ironia. No, spiace perché... Vedi Chirico, vedi Chirico. Vengono crisi esteriche, vengono crisi esteriche, io lo so. Crisi esteriche, fallirete. Sì, poi sì. Lautaro non segna. Vedi che comincia a fare la matta. È perché mi spiace per te, e Lautaro rinnova, Barella rinnova, poi ragazzi se arrivano 100 milioni, questo lo sa benissimo Alessandro, tutto appunto a capo. Parlo solo lui, Zang, tutto rinnova, bello, tutti Marco, gli altri sono dei deficienti. No. Ma è così, dovevi tenere Marotta invece di fare il fenomeno, ma non sei invece di venire qua a fare il fenomeno, dovevi tenerti Marotta.
perché se ancora non hai capito che la storia del calcio è cambiata, perché siete stati così intelligenti da lasciare andare uno così. Ma al di là di Marotta, lascia stare che i debiti di Marotta, hanno fatto Marotta all'Inter. Ma sì, non vinci niente da tre anni, non vinci niente da tre anni. All'Inter, non li ha fatti Marotta. Sì, sì. Lascia perdere i debiti. Io, no, però francamente io non riesco a capire. La domanda adesso era, fatta da Patrizio, suo chitri. Sì, la domanda è rifinanzia, sì, lo dico da un mese. E tu devi andare sempre sulla Juve, a sfottere la Juve, non vincete da tre anni. Ma il primo a sapere che la situazione della Juventus è pessima, sono io. Allora io ti sto dicendo che la situazione alla Juventus è bellissima. Io dico soltanto che trovo strano, trovo molto strano che ci sia un presidente che, ad esempio, adesso, oggi, la notizia di oggi, lo saprai anche tu, che nel caso in cui vincesse la seconda stella l'Inter la vincerà, lui non ci sarà nemmeno per i festeggiamenti. Cioè lui manca a Milano dal giugno 2023. Uno dirà, ma a te che te ne frega? Sì, ma non è normale. Perché questo personaggio Marcello, perché questo personaggio è inseguito da 10.000 tribunali? Però per voi è tutto normale, cioè per voi, voi sapete parlare male degli altri. Gianluca, cioè, puoi rispondere. La Juventus, le più valenze, scusa, dottore, devo dire il calcio. Voi, quando ci allora, sono Gianluca che sta... riguardano l'Inter, cercate sempre Marcello, Marcello, sia Gianluca che Cristiano e anche il principe, anche tu, nelle puntate precedenti, hanno puntualizzato un aspetto della modernità e del cambiamento che c'è stato nel calcio. Ormai non esiste più la figura alla Moratti, alla Berlusconi, alla Gianni Agnelli. Cioè, no, le famiglie ormai ci sono, rimangono. Però, caro dottore, alla Juventus che voi criticate tanto, ma non puoi fare alla come Juventus punto di riferimento sì, va bene, lo questa è la storiella di adesso, che ogni volta tirate fuori. Sì, va bene, ma alla Juventus che voi criticate sempre tanto, c'è un personaggio che si chiama John Elkann, che quando i soldi mancano, visto che mancano sempre questi benefattori, prende i 200 milioni e li mette. Infatti è stato completato il signor Zhang, il signor Zhang, ed è il terzo che fa, il signor Zhang va a farseli prestare i soldi. Marotta è bravo, ma vive di prestiti, quelli che gli passa. Ma cosa Zhang, te ne frega a te? Allora, posso parlare? Sì, però posso dire, all'aumento di capitale 200 milioni, soldi freschi, il terzo aumento nell'arco di 4 anni, 900 milioni totali. Lui voleva dire quello, ok? Bene, vuol dire che spendo, no, perché qua, attenzione, perché poi si rischiano le querele, a me dispiace, perché se si vuole suggerire che il signor Zanga sia agli arresti, Zhang non torna in Italia. Chi ha detto che gli arresti? Ma lo stai dicendo? Non fa il turbo con me. Semplicemente non torna. Ma non ho detto che agli arresti, Zhang. Ma ti si può rispondere? Ti si può rispondere? Vai, Gianluca. Ti si può rispondere? Sì, però l'unico nervoso qua. Sei tu quando ti interrompe tu a parlare di Steven allora, Zhang. Il signor Zhang è in Cina semplicemente perché gli hanno prestato $1 miliardo a lui e al padre. Il governo ti vuoi mettere te pelatone col governo cinese? Mettiti. Allora il governo cinese gli ha prestato €1 miliardo non vinci mai, va bene, vediamo se riesco, va bene, un miliardo chiedendogli, tu e il dottor Macri siete due dischi rotti quando parlate del si può parlare, però chiudetegli il microfono, dai facciamo concludere Gianluca, dai, Marcello, però l'educazione l'educazione dovresti averla. Poi almeno l'educazione dovresti averla. Gianluca, allora, vai. È in Cina, semplicemente. Marcello, siamo dei file, ma non dei dischi. Dei file rotti, perché ormai i dischi non ci sono più. Ma io questo lo riconosco e ve lo dico da 6 mesi. Con il prestito che ha avuto, Suning e sta rilanciando col padre Suning, il governo gli ha detto, adesso ti occupi di questa cosa qui, quello che hai all'estero, viene dopo. È semplicemente questo il motivo per cui noi stiamo parlando delle cose che all'estero, guarda caso, di opportunità, però chi se ne frega di ciò che all'estero. Se io se non è qui il presidente ed è il collegato in videoconferenza, secondo te la festa non sarà carina? Ma no, ma la facciamo anche virtuale con l'intelligenza artificiale, facciamo anche la festa con Zhang, dai.
è tutto normale, ma certo, è come la relazione Palazzi 2012. Cioè, la gente non va in piazza perché non c'è Zhang, avete sentito? Quindi la gente. Ma no, ma non è questo, io non ho detto. Si rovinerà. Non ho detto questo. Però sì, c'è una situazione perlomeno anomala, quantomeno paradossale, di cui voi non sì, sì. Cioè, purtroppo okay. Chi è che non vuol parlare in modo che parliamo? Sì, siete stati espliciti tutte e due, anzi tutte e tre, anche il doctor. Torniamo alle vicende di campo, che sono le cose poi che ci piacciono di più, perlomeno piacciono di più ai tifosi, anche se queste non sono cose comunque secondarie, perché quando si parla di aspetti societari si parla di cose molto molto delicate. Senti Cristiano, c'è questo grande match, vabbè, adesso c'è il campionato Milan-Lecce, andate a certificare il secondo posto in classifica e buonanotte al secchio. Poi, ragazzi, giovedì prossimo c'è questo grande derby tricolore dell'Europa League, c'è anche un'altra grande partita, è Liverpool-Atalanta, soprattutto per noi nerazzurri, gli altri nerazzurri, non quelli di Milano. Però credo che Milan-Roma sia la partita delle partite in quei quarti di finale. Come la vedi? Guarda Patrizio, dobbiamo essere onesti. Il Milan non poteva arrivare in condizioni fisiche, psicologiche e di classifica migliori a questo doppio appuntamento. Io guardo anche avanti, perché il Milan per provare a fare questa impresa di vincere l'Europa League deve vincere 5 partite e ha la fortuna, la bravura di affrontarle con una situazione di classifica perfetta, e questa situazione di classifica ti consente, consente a Pioli di far giocare nelle gare di campionato che sono concomitanti con quelle di Europa League i giocatori magari che non sono al 100%, di preservare i big eccetera eccetera, e di mettere la formazione migliore in questo caso per la doppia sfida con la Roma. Uno. Punto numero due, dopo una stagione che, in cui siamo stati massacrati dagli infortuni, concentrati nello stesso reparto, tantissimi, in questo momento, toccando ferro, il Milan ha una situazione di infermeria pressoché vuota, quasi tutti i giocatori, non dico che sono al 100% della condizione perché alcuni stanno recuperando, soprattutto in difesa, però diciamo che arriviamo nel rush finale con la rosa al completo e quasi tutti i giocatori in buone condizioni, sono un pronostico. Sì, l'ha già azzardato praticamente. No, allora, no, Milan dillo. Favorito sulla Roma. E qui non parla il tifoso, ma credo anche l'addetto ai lavori, il giornalista. Ma questo è sicuro, questo, ragazzi. Non è la Roma di Mourinho. Non trovate la Roma di Mourinho. Infatti, Doc, ti dico una cosa. Secondo me la Roma di Mourinho non sarebbe nemmeno arrivata ai quarti di finale, secondo me. E sarebbe stata sicuramente un impegno più facile per il Milan. Con De Rossi la Roma ha ritrovato grande compattezza. La Roma, lo dico sempre, se lo ricorda bene il Principe, ha un organico forte, tecnicamente la Roma ha giocatori forti, forti. Però il Milan ha una maggiore abitudine a giocare in Europa, perché questa squadra l'anno scorso di Riffo di Raffa ha fatto una semifinale di Champions League, quindi sa come si fanno a passare i turni in Europa. Ha giocatori che stanno molto bene e ne ha due o tre che la Roma non ha, mi riferisco a Leao, mi riferisco a Teo. Però Cristiano, anche la Roma ha vinto l'Europa League, Cristiano, la Roma ha fatto due finali, no, okay, vinto la conference. È minore. Ha vinto la conference, Gianluca, la conference. No, ha fatto la conference, ha vinto la conference. Finale, 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 l'ha persa. Sì, ma non ha vinto l'Europa League. Però ce l'hanno abitudine adesso anche loro. Certo. Certo, non solo hanno abitudini, hanno anche giocatori che c'erano. Il Milan è chiaro che è più forte. Lukaku, Dybala. Per me Milan rischia. Per me io non la vedo. Allora, abbiamo parlato di 5 vittorie per arrivare a vincere l'Europa League. Ne bastano 3 in realtà, dai. Puoi anche permetterti 2 sconfitte. Certo, no, dico 5 partite, però in cui diciamo 5 partite in cui devi essere sul pezzo. Sul pezzo. Certo. Cioè, senti. Allora, il Principe, possiamo chiedere allora, Alessandro, il Principe è triste, allora, perché è fuori da tutto. Alessandro, in visto momento. Che si parla poco di Napoli, tu sei un addetto ai lavori, è una persona molto esperta di calcio. Allora, come vedi, come vedresti una vittoria dell'Inter in campionato, una vittoria della Juventus in Coppa Italia e una vittoria del Milan in Europa? Dottore, mi vuole male, ovviamente non potrei. Allora, cosa le devo rispondere? Alessandro, cioè, l'Inter la mettiamo fuori dal mazzo perché ormai ha vinto lo scudetto. Però è più probabile, a parte che avendo meno partite, no, ma volevo sapere il Napoli a cosa può puntare. È questa la domanda. L'Europa League a questo punto per la prossima stagione. No, la Conference. Proverà a qualificarsi, però fondamentalmente a Napoli, come Cristiano già stava accennando, ormai si parla di restaurazione, no? Di provare a rifare la squadra e ragionare per l'anno prossimo. E sono d'accordo con Cristiano che forse Giovanni Manna, che tra l'altro è un campano di Vallo della Lucania, possa essere un profilo ideale, se il presidente lo farà lavorare, per reimpostare un po'
quello che può essere l'organigramma e l'organico del Napoli, puntare se su lo farà lavorare come... ecco, giusto, come ha fatto. Ti posso dire una cosa? Ti posso dire una cosa, Principe? Posso, però volevo fare io una domanda, visto che mi state mettendo in mezzo, perché è notizia di oggi che molti interisti doc tipo Cattelan e Tananai si sono già tatuati la seconda stella, quindi visto il lavoro del dottore volevo sapere se Gianluca e il dottore avevano tatuato qualcosa. Sto già pensando a qualcosa sulle superfici dei denti. No, tatuaggi no, io sto pensando a mettere qualche piercing, qualcosa qualche stellina, la stella sulle superfici dei denti, certo. Non a me, la Gianluca. No, pensavo a te. Gianluca, sui canino destro e sinistro. Scusate. Senti, facciamo 20 stelle sui denti, Gianluca, va bene? No, io detesto, io detesto i tatuaggi, ma ripeto, cioè non ho mai avuto neanche i nomi delle fidanzate, delle tante fidanzate che ha avuto in epoca, cioè, francamente, era qua, volevo vedere se lui era ancora sveglio. Anche perché, ragazzi, questa era per lui. Rimane tutto segretato, però, per non tatuarlo. Sì. Però volevo tranquillizzare il principe, perché il dottor Macri è stato esagerato stavolta. Una delle tre che avete detto non accade. Una delle tre, Inter Scudetto, Coppa Italia, Juve e Milan Europa League, secondo me Milan non accade. Una barra, secondo me è più difficile, ma credo che lo sappia anche Cristiano, credo è più difficile al Milan. Io Gianluca ti ho parlato di impresa, perché a parte la Roma, che è un ostacolo, diciamo, difficile ma abbordabile, dopo il Milan, per vincere l'Europa League, dovrebbe battere i campioni di Germania e i probabili o possibili campioni d'Inghilterra. Cioè, vincere questa Europa League. Sai cos'è che mi fa pensare, Cri? Sai cos'è che mi fa pensare dopo tanti anni di giornalismo? Ho notato una cosa. Perché poi ci sono questi titoli, no? Se va in un certo modo. Cioè, Pioli, quando ancora doveva partire, no, il sorteggio dell'Europa League, gli chiedono: quali sono secondo te le squadre che possono arrivare in fondo? E lui dice: beh, sicuramente il Liverpool, il Bayern Leverkusen, e non sottovaluto l'Atalanta. E la Roma se la dimenticò completamente, ma è chiaro che è una dimenticanza, no? No, veramente. Poi è stato accoppiato con la Roma. Tu pensa se per caso, siccome questa cosa qui ogni tanto viene, tu pensa se per caso, non accadrà mai, ma pensa se per caso esce con la Roma, cioè gliela fanno pagare questa roba. Comunque a noi è bastato l'Atletico Madrid per essere felici quest'anno. Lo so. Gianluca, il dito nella piazza. Tu ormai puoi solo tifare gli altri. Ormai ti è rimasto solo di tifare gli altri. È l'unico livido che abbiamo. Come avete fatto voi per 20 anni, per 30 anni. Vero, ma io lo ammetto. Per mano del Bologna, due lividini, anche un altro lividino, anche Coppa Italia. Stai attento all'Atalanta. Male purtroppo si va in Coppa Italia e con Liverpool, che vuoi fare con Liverpool? Però lo Sheffield fino al 76esimo è rimasto in partita. Stai attento all'Atalanta, il finalista di Coppa Italia, magari, Marcello, perché la Lazio l'abbiamo già buttata fuori, ho capito. Ma guarda, io sono un realista. Tu fai le battute, ma non hai sentito quello che ho detto io prima. Non faccio le battute, ho detto che secondo la finale di Coppa Italia Juve-Atalanta è possibile. Infatti in questo momento è più probabile Juve-Fiorentina, in questo momento. Vabbè, che discorso, certo, però può essere anche... Va bene. Adesso ci concediamo un altro break da studio. Quello magari no. Andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo insieme qui a Poker Dassi, salotto come sempre animato, insomma, con quei tre ragazzacci video collegati col principe che ci dà le... ragazzacci col principe che ci dà le pillole. Quindi di puoi dire miseria e nobiltà. È vero, miseria e nobiltà, ma miseria no, dai. Se dici ragazzacci, diciamo penso, miseria. Dottore, confermiamo. Confermiamo, è miseria. No, miseria, saggici voi, dottore. Ragazzi, chiudiamo il discorso sull'Europa League. Grazie, allora,
Provveda lei, dottore, a toglierci dalla miseria. Esatto. Siamo miseri, dottore. Provveda, grazie. No. Abbiamo parlato appunto di una miseria non in senso economico, no, diciamo. Una miseria anche, va bene, viaggiamo, dai, su, dottore, sei riuscito a, dottore, sei riuscito a far andare d'accordo me e Chirico. Siamo molto miseri, dottore, da questo punto di vista, quindi se tu volessi raddoppiare anche gli appuntamenti, come dire, Chiudiamo, lo faremo. Dove hai ridotto andare a mangiare, dove hai ridotto andare a mangiare a Sanremo, Gianluca, in una bar, hanno perso un hanno portato un cane. Aspetta, hanno portato un cane. Gianluca, non distrarti, non ti devi distrarre. Sono dove attento, sei? Sono attentissimo. Con chi parlavi? Con gli astanti, gli astanti. Va bene. Ragazzi, chiudiamo il discorso sull'Europa League. Abbiamo accennato, appunto, più che accennato a Milan-Roma. Milan-Roma, scusate, io però volevo solo dire questo: io non la do per così scontata. Ma nessuno te l'ha chiesto un parere. Cioè, per me, Milan Milan è favorito. Non te l'ha chiesto, non ho sentito la domanda della dama. La voglio dire lo stesso. Dai, di la tua, Marcello. Quindi la Roma può rompere le uova nel paniere al Milan. Secondo me è questa Roma, che è diversa dalla Roma di Mourinho, cioè non la diamo così tanto per eliminata già, perché il Milan deve arrivare comunque in finale, deve vincere questa Europa League, un po' come la Juve deve vincere la Coppa Italia. Non è scontato che la Juve vinca la Coppa Italia, non è assolutamente scontato che vinca Pioli l'Europa League, assolutamente, e che passi il turno con la Roma, cioè lo passerà magari, ma con fatica. Marcello, parla di probabilità, è molto più probabile, secondo me, visto lo spessore delle squadre, che la Juventus vinca la Coppa Italia che invece il Milan vince. No, vinca, ma anche per un discorso di partite bisogna ancora da giocare. Se no i telespettatori devono, noi dobbiamo essere credibili, capito, però, quindi dobbiamo dire le cose come stanno. Scusa, ma poi se dovesse andare di tutto con l'Atalanta, beh, insomma, non è in una partita secca, non è semplicissimo. Ma l'Atalanta deve innanzitutto superare lo scoglio Fiorentina. È più facile, che è un grande scoglio, uno scoglione, è uno scoglione, è un grosso scoglio. Beh, però è uno scoglione, gli è andata bene all'andata di non finire sotto di 2-3-0 perché Carnesecchi ha fatto i miracoli, però con l'1-0 puoi ribaltarlo. No, ma io mi rifacevo, siccome ho sentito parole. Scoglione è un termine che ha usato Totò in un noto film, è bellissimo, grande scoglio. Parla di corda in casa dell'impiccato. Anche noi avevamo 1-0. Se avanza un po' di corda, mi impicco. Avevamo 1-0 anche noi di vantaggio. La corda lì è servita. Lì la Senti, corda Principe, questa Atalanta con Liverpool che fa? Ma sicuramente, rifacendomi alla domanda che ponevi su Milan-Roma, Liverpool è favorito, però non sono due partite così chiuse come Milan-Roma. Milan sicuramente è favorito sulla Roma, però sono d'accordo che la Roma sarà una brutta gatta da pelare, così come dico che Liverpool, ho visto la partita che tu ieri citavi con lo Sheffield, mi sembra in questo momento in forma, vogliono chiudere anche una vittoria con Klopp, però l'Atalanta non è così chiusa, anche se la partita con la Fiorentina Alessandro, tu però che conosci il calcio inglese sai che sia gli inglesi e anche il calcio spagnolo, e loro si trasformano quando hanno le partite secche, non è la stessa cosa vedere un Liverpool c'è la magia di non Anfield, è la stessa cosa, io temo, molto per l'Atalanta, perché queste squadre, ma non so se temeva per l'Atalanta contro il Napoli, poi abbiamo visto come sono andate queste le cose. Si trasformano, Alessandro, non so se hai percepito le parole del dottor Macri, che non ha ancora digerito del tutto l'Atletico, perché lì ha detto sì, è vero. Sto scoglione qua non l'ha superato. No, assolutamente. Però il dottore, se mi passa una battuta, ho trovato un eventuale, come dire, spazio per l'edizione del prossimo anno, visto che ci sono i tre ragazzacci miserrimi, e visto il soprannome che mi è stato appioppato, io potrei fare la parte di nobiltà. Esatto, io potrei fare la nobiltà, visto che mi è stato appioppato. Sì, extra programma, però, Principe, perché il prossimo anno mi sa che non ci sei proprio. Lo so, no, ma infatti, Marcello. Noi continuiamo con la nostra. No, ma nel senso che quest'anno è entrato, era campione d'Italia, da campione d'Italia è sparito. Cioè, capisci che il prossimo anno faremo un varietà. Esatto, no, ma il Principe non lo possiamo perdere per strada, ragazzi. No, il Principe sarà sempre con noi. Trovo io le firme, Principe, Alessandro. Troveremo le firme per richiamarti, anche se andate in conference, però, anche se andate fuori dalle conference. Tornando all'attualità, è verissimo quello che dicevano Cristiano
e Marcello, però poi l'Atalanta a me ha sempre dato l'impressione di essere, come spesso si è sottolineato, la squadra più europea fra le italiane. Anche a Napoli questa grandissima fisicità, questa capacità di giocare sull'uno contro uno, anche di sfidare con la difesa a tre gli attacchi avversari. Ripeto, non la vedo favorita con il Liverpool, però certo, non ci mancherebbe. Sembra un turno così chiuso come potrebbe sembrare. No, Firenze male male, un atteggiamento sbagliatissimo, ma credo anche una squadra stanca. Sì. Darà fastidio al Liverpool, ma secondo me il Liverpool è troppo forte. Troppo. Allora, per il Principe, sì. Principe, sì, ho una domanda. È arrivata una proposta per Kvaratskhelia. Secondo te cambierà qualcosa? Sì, sei perfettamente informata. L'offerta, cioè la richiesta, il sondaggio è arrivato da Barcellona. De Laurentiis, per far capire immediatamente quali saranno le regole di ingaggio, ha sparato alto, 130 milioni di euro, e quindi sia per Kvaratskhelia che per Osimhen cercherà di portare a casa più di 200 milioni di euro. Però, come è sempre accaduto a Napoli in tante situazioni, vedi Higuain, vedi Cavani, altri giocatori, ripeto, la dimensione del Napoli è quella di valorizzare dei giocatori, e qua potrebbe essere importante la funzione di un direttore sportivo esperto di scouting, come Cristiano ricordava Manna sia alla Juve che a Lugano, e penso che se De Laurentiis riuscirà a monetizzare cifre importanti sarà lui per primo ad accompagnare i giocatori nella nuova società di appartenenza. Ancora una domandina veloce della nostra Martina. Visto che hai citato De Laurentiis, il prossimo anno sarà sempre il solito film? Penso di sì, perché il 4, come dicevo, il 4 maggio presenta il film per lo scudetto. Lui si occupa di film. E potrebbe presentare Conte, hai detto, addirittura. Sì, prende e porta a casa, nel senso che adesso, al di là delle battute, immagino, spero e mi auguro che il presidente faccia un po' di ammenda e di autocritica. Quindi, capito che fare one man show non è servito, per andare dietro al tuo ragionamento, spero che dia al direttore sportivo Manna, all'eventuale allenatore, la possibilità di poter procedere in modo un po' più autonomo, come era successo con Spalletti e Giuntoli. Non ne sono convinto. Ti dico una cosa, Ale. Sì. Ti dico una cosa, Ale. Secondo me, perché io prima ti dicevo di Manna, secondo me è particolarmente adatto a lavorare con De Laurentiis, perché lui non è, diciamo, un direttore sportivo decisionista che vuole mettersi in primo piano. A lui va benissimo fare, diciamo, il lavoro sporco, il lavoro sottotraccia, e lasciare il palcoscenico tutto a De Laurentiis. Perciò, secondo me, è una coppia. Non è facile, chiaramente. Alessandro, un'ultima cosa, sempre al Principe. Allora, l'anno scorso c'è stata una grossa crisi del cinema, quest'anno si è ripreso tantissimo, c'è stato un boom del cinema. Ma a De Laurentiis, ma quando farà il dottor Macri il primo film? Due cose, due cose insieme non possono mai andare bene. Lo chiameremo il dottor Sorriso. Il titolo l'abbiamo già. Il libro c'è. Ecco, facciamo anche il film adesso. No, ma è un film, ma quando è che il dottore fa il film? Lo so, dovremmo fare. Dobbiamo scritturare. No, faremo un casting. Ti chiameremo, Cristiano. Quattro assi, Patrizio, facciamo un casting. E naturalmente ci dovrà essere. No, io voglio fare proprio il casting, non voglio fare l'attore. Capito? Voglio proprio fare il casting col dottor Macri. Va bene. Farei solo quello e poi non ci sarà nel film. Dottore, esatto. Io ho già il titolo. Torniamo alla domanda. Io ho già il titolo. C'ho già il titolo. Dai, buttalo non lì. Diciamo. Miserabili. No, non dire. Marcello, vieni di dietro per una volta. Facciamo rispondere, però sentiamo il caso. Sono già venuto dietro prima. Sentiamo il caso. Il messaggio l'abbiamo mandato. Annulliamo la povertà, dottor Macri, come fece il 5 Stelle. Non l'hanno annullata, purtroppo, mi sa che hanno contribuito ad aumentare. Ma lei ci può riuscire? Ma lei può, dottore, muovere le montagne. Alessandro, veloce flash. Dottore, io cerco di mantenere la quota di nobiltà, tornando alla domanda al che lei poneva, nel senso che rinunciando al gettone, tornando al castello, basta ragazzacci, fate i bravi, tornando alla vil pecunia, dividiamoci quello di Ranieri. Ma è possibile? E poi mi dite come mai li chiamo ragazzacci? Perché sono questi che vedete. Ma è lui che la casa del custode è libera, io la prendo. Calmi. La casa del custode mi basta, principe. Speriamo che non ci senta qualche amico della Guardia di Finanza, chissà che può immaginare che
Lì devi chiedere a lui. Restare Zanga, restano lui. Basta parlare di vai, Alessandro. Guardia di finanza è lui. Comunque, dottore. Dottore, sono anni ormai, ho visto, ho avuto la fortuna, come lei evidenziava, che operando in questo settore, di vedere i contratti del Napoli, quindi spesso il presidente sfrutta i diritti d'immagine proprio perché le attività cinematografiche non stanno dando lustro a quelli che possono essere i conti della holding di famiglia, tant'è vero che a Napoli c'è una grossa polemica, e qua insomma sono d'accordo con Marcello rispetto ad alcune proprietà che o perché sono indebitate o perché fanno aumenti di capitale, invece De Laurentiis riesce a portare a casa mediamente tra gli 8 e 10 milioni di euro tra i rimborsi suoi, della compagna, della moglie che è l'amministratrice delegata, della figlia che è la responsabile del marketing, e anche l'ultima maglietta con la rosa dei 20 anche per ringraziarsi gli sponsor, oltre al compagno della figlia che si sta occupando di mercato. Per cui, come lei giustamente sottolineava, le attività cinematografiche non stanno andando bene. Per fortuna per lui, il Napoli è andato bene calcisticamente. Quest'anno, leggevo proprio dei dati stamattina, il Napoli, mi sembra che il valore della rosa dalle quotazioni Transfer Market si è abbassato di circa 65 milioni di euro, quindi non è stata una buona notizia. D'altronde, il cinema si è ripreso, quest'anno sì, questo, si è ripreso. Non i film di De Laurentiis, perché sentivo sempre oggi pomeriggio che c'è stato insomma qualche considerazione critica su questo film della Cortellesi, che se fosse uscito prima forse poteva essere anche candidato agli Oscar. Però è molto bello. Non siamo capi su, però insomma abbiamo dato anche un po' di notizie attorno al cinema. Alessandro, tu segui il podcast, il blog di Marcello Chirico? Sì, devo dirti la verità, infatti come tu mi puoi confermare ti ho chiesto anche, come dire, il link, proprio perché mi ha incuriosito. Che cosa ha detto in settimana Marcello Chirico? Questa volta se l'è presa con Napoli, con De Laurentiis. Dai, facciamo un piccolo recap, vai. Ma io onestamente sto seguendo il blog di Marcello, però adesso tu forse ci vuoi... Un blog, io non sono in un blog, io ho un canale, non ho un blog. Un canale, chiedo scusa, è un canale. Però... Non è neanche mio, è del bianconero.com. No, i blog sono robe primitive, preistoriche. Io ho parlato sì di podcast. Sì, no, esatto. Vuoi dire che non sei proprietario, insomma. Dai, rimane, se rimaniamo... Senti Marcello, visto che siamo mancano due minuti alla termine della trasmissione, ai titoli di coda. Cosa hai detto nei confronti del Napoli e De Laurentiis? Niente, che De Laurentiis è andato davanti alla procura di Roma a fare l'interrogatorio, quello riguardo il caso Osimhen, di cui adesso non sto di nuovo a ripetere tutti i passaggi, tutti li conosciamo, ed è andato a dire praticamente che lui non aveva bisogno di fare plusvalenza perché il suo bilancio era sano e che lui non ha fatto quell'operazione, l'ha fatta tutto aggiunto. Allora io ho soltanto rimarcato due cose, cioè prima che anche la Juventus nel caso Prisma disse davanti ai giudici, ai giudici federali, che le plusvalenze non avevano inciso se non per il 3% sui bilanci triennali della società, e che quindi anche poi a fronte di aumenti di capitale non hanno pesato quasi niente, ma la FGC se ne fregò e condannò la Juve. Secondo, per quanto riguarda Giuntoli, è vero, Giuntoli fece la trattativa, poi però l'obbligo di firma sui contratti c'era il presidente. Non ce l'ha aggiunto, quindi è lui che ha firmato e ha avallato tutto. Terza cosa, attenzione. Chiedevo chi ne è, quanto tempo quanto tempo ci deve ancora mettere per mandare a giudizio anche a De Laurentiis e il Napoli per la vicenda Osimhen. Attenzione, che siamo in ritardo di anni. Scusate, hanno squalificato Paratici. Attenzione, sarebbe divertente. No, divertente lo dico per dire. Pensa se poi squalificano Giuntoli, che vendetta che gli fa De Laurentiis. Ma è impossibile, no, è impossibile. Dicevano che era impossibile. Anche di Paratici. Hanno ma Paratici era implicato per altre cose. Tu non devi fare film maschioni, non c'entra. Io non sto dicendo. Io ho finto dentro. Spero. La plusvalenza, il sistema, le cose che ho tirato fuori. Sì, ma se De Laurentiis tira in ballo Paratici, sì. Ma se De Laurentiis Giuntoli deve essere squalificato. Steven Zanghi invece no, ti faccio non, ma non hai capito niente. Ma possibile che ogni volta che si parla quello non capisci? Sto dicendo che De Laurentiis ha tirato in ballo. Ho già detto che non c'entra niente. Ho detto che De Laurentiis ha tirato in ballo Giuntoli, che è un po' una vigliaccaccia. Forse non hai capito quello che sto dicendo. Tira in ballo Giuntoli. Vediamo se ti entra in testa. Lo può dire anche Alessandro. Speriamo.
speriamo per voi, io non lo so, speriamo. È molto misera addirittura d'arrivo. Vi saluto e vi chiedo al contempo velocemente un pronostico secco sulle due partite che vanno un po', come dire, a impreziosire questa 31esima giornata. Il derby della capitale, domani Roma-Lazio, che si giocherà alle 18, ma io aggiungo anche Juventus-Fiorentina, che è un'altra bella sfida. E io un pronostico glielo chiedo dopo alla fine. Va bene, va bene. Allora, saluto e ringrazio Gianluca Rossi. Pronostico su queste due partite? Allora, Milan-Lecce 1, Juventus-Fiorentina. Ma non te l'ha chiesto Milan-Lecce? È partito da lì, va bene. Cosa devo fare? Che pronostico devo fare? Sulle due partite, il derby della capitale Juventus-Fiorentina. Milan-Lecce 1, credo che sia un po' nelle corde di tutti. Ah, ma io pensavo Udinese-Inter, secondo me X, il derby della capitale sarà X. C'è Juve-Fiorentina, come finiscono? Chiedi alla signora della pizzeria, chiedi alla signora. Ma come? Ma perché? Ma chi se ne frega di Roma-Lazio? Pronostico, vabbè. Allora passiamo. Ciao Gianluca! Un abbraccio. Io stavo pensando tutti pazzi per il dottor Macri, è film, il titolo è tutti pazzi per il dottor Macri. Vabbè, non per Mary, ma per tutti pazzi per Martina, per Gianni, va bene, tutti pazzi per Gianni. Marcello, la tua Juve che fa con la Fiorentina? Roma-Lazio pareggio, Juve Fiorentina. Se ne frega di Roma-Lazio. Vabbè, quello ci ha chiesto, ma che se ne va, vai a fare. Ma perché? Siamo a Bergamo. Ma scusa, siamo Inter, Milan e Juve ci chiedono di Roma Lazio. Ma la Roma, è sempre un derby, sentito, dai, su. Alessandro, a te, conduce lui. Leggermente favorita la Roma nel derby, mentre penso che la Juventus farà risultato pieno con la Fiorentina. Continua il filotto positivo iniziato con la Coppa Italia. Sentiamo anche Cristiano, dai. Io dico Lazio e Juve. Lazio e Juve. Beh, Milan, Lecce, velocissimamente. L'Inter quando vince Udine? No. L'Inter non vince Udine. Non è questa la domanda. Facciamogliela diversa. Quando farò la festa scudetto? Al derby, l'abbiamo detto. Quando? Al derby, 31 aprile. Non hai detto. Quando? Pronostico. Secondo me, ma perché puoi farla anche durante il derby? Non interessa. Va bene, tu il derby. Principe. Ma io sono anch'io d'accordo che l'Inter riuscirà poi a festeggiare matematicamente già nel mese di aprile. Allora, Marcello? Dopo il derby. Dopo il derby, va bene. Quindi uno. E tu, Gianluca? Non diciamo niente. No, figurati. Per me è Inter-Torino. Che arriva prima o dopo, adesso non ho il calendario sotto mano. Prima? Arriva prima del Milan? Quella dopo. Va bene. Io non ho il calendario adesso di tutte. Va bene, perfetto. Ragazzi, baci e abbracci, alla prossima, venerdì prossimo. Arrivederci. Ciao ragazzi. A tutti i compartimenti. Complimenti ai compartimenti. Ciao ai compartimenti. Grazie. Il compartimento, il personale che è stato ingaggiato dal dottor Macri per quanto riguarda questo Poker Dassi. Grazie a Martina e Padovese. Ciao Martina, alla prossima. Gianni, un abbraccio, alla prossima anche alla prossima venerdì alle 22, sempre qui sul canale 94 del Digitale Terrestre. Grazie anche alla nostra regia. A presto.